Francesco Renga, Alessandra Amoroso, L'amore altrove alle 10.16 su Radio Pico, durante Passepartout, il nostro morning show che si occupa di un sacco, ma di un sacco di argomenti interessanti e anche di importanti approfondimenti come quello che stiamo per realizzare. Esatto, vogliamo parlarvi questa mattina anche del fenomeno preoccupante della ludopatia, ovvero della dipendenza dal gioco. Pensate che in provincia di Mantova ci sono più di 9.000 casi, secondo i dati che ci sono appunto stati forniti dall'ASL. È uscita proprio un'ordinanza del sindaco di Mantova, Nicola Sodano, che vuole in qualche modo prevenire e reprimere il fenomeno. Questa mattina con noi c'è Paolo Perantoni, comandante della Polizia Locale di Mantova. Comandante, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, cosa ha portato a questa decisione di ridurre appunto l'orario, limitare l'orario di sale giochi e slot? Sì, allora, diciamo che il discorso nasce dal fatto che attualmente gli orari erano sostanzialmente dalle 10 del mattino alle 24, quindi 14 ore di apertura delle sale giochi e delle slot. Questo però coincideva anche con per esempio l'uscita da scuola degli studenti, quindi di fasce deboli che erano facilitati ad avvicinarsi al fenomeno del gioco, con le conseguenze poi negative che questo comporta. Certo. La riduzione degli orari, che è stata adottata con l'ordinanza del sindaco di Mantova, che è stata pubblicata ieri all'albo pretorio, per cui è attualmente in vigore, passa da sostanzialmente da un'apertura di 14 ore ad un'apertura di 8 ore. Sostanzialmente sono state previste delle fasce orarie che vanno dalle 9 del mattino alle 12 e dalle 18 alle 23, quindi solo durante questi orari le sale scommesse, quindi le sale gioco, possono essere aperte, e per quanto riguarda gli esercizi commerciali dove sono collocate le slot machine, tanto per intenderci i videogiochi con vincite in denaro, sì, questi negli orari che non sono previste le aperture, quindi negli orari diversi dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, debbono essere praticamente staccati dalla corrente, quindi non devono funzionare. L'esercizio commerciale, che può essere un bar o una tabaccheria, può essere aperto, ma i giochi devono essere spenti. Comandante, chi violerà le regole, queste nuove disposizioni? Sì, allora, per quanto riguarda le violazioni è prevista una sanzione che va dai 25 ai 500 euro e in caso di gravi violazioni o di recidiva, per recidiva si intende una violazione ripetuta nell'arco dell'anno per almeno un'altra, quindi due violazioni nell'arco dell'anno, anche la sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni. Ecco, perfetto, è stato molto chiaro. Grazie quindi al comandante della Polizia Locale di Mantova, Paolo Perantoni, per averci chiarito ancora ulteriormente la situazione. Grazie a voi. A presto. Grazie, arrivederci, buona giornata. Radio Pico, una sola radio, tanti momenti speciali.